Il film si apre in una notte tempestosa nel New Jersey, dove la polizia sta sorvegliando un'autostrada alla ricerca di un criminale. Poco dopo fermano un camion in corsa e un agente si avvicina alla donna alla guida per chiederle la patente. Quando lei non risponde, l'agente sente che qualcosa non va e le ordina di uscire. Nel frattempo gli altri agenti controllano il furgone e rimangono scioccati nello scoprire un branco di cani nel retro. Successivamente, la psichiatra Evelyn viene convocata d'urgenza alla stazione di polizia per condurre una valutazione di un detenuto. All'arrivo trova la stessa donna seduta su una sedia a rotelle, mentre fuma all'interno di una cella. Sulla schiena sono visibili diverse ferite fresche. Mentre Evelyn chiede il suo nome, la donna si volta e rivela di essere un uomo travestito di nome Douglas Monroe, dicendo poi che i cani nel camion sono i suoi figli. Evelyn poi lo convince a condividere la sua storia, spostando la scena in un flashback. Si scopre che Douglas è cresciuto in una famiglia religiosa che allevava cani da combattimento. Il suo severo padre Mike spesso faceva morire di fame i cani per renderli più aggressivi. La loro famiglia era chiaramente disfunzionale, poiché un Mike irascibile picchiava spesso Douglas e sua madre, soprattutto se cercavano di nutrire i cani. Al contrario, Mike era felice del figlio maggiore Richie, che era crudele quanto lui. Douglas amava i cani di suo padre, quindi li accarezzava e parlava con loro, dandogli anche del cibo di nascosto a volte. Un giorno, suo fratello lo colse in flagrante e si lamentò con il padre. Mike poi lo affrontò durante un pasto, e Douglas ammise di amare più i cani che la sua famiglia. Infuriato, suo padre lo trascinò fuori di casa e lo gettò dentro la gabbia del cane, chiudendolo lì. Da quel giorno in poi Douglas visse la sua vita in gabbia, mangiando cibo per cani e trascorrendoli persino il gelido inverno. Un giorno, sua madre incinta gli portò diverse lattine di cibo e gli disse di nasconderle dalla vista del padre. Rivelò inoltre la sua decisione di scappare per il suo bene e quello del bambino non nato. Nel presente, Douglas dice che non odia affatto sua madre per questo. Con queste informazioni, Evelyn torna a casa la mattina. Mentre parla con sua madre, viene a sapere che il suo ex marito, a cui è legalmente vietato far loro visita, è da qualche parte lì vicino perché vuole vedere suo figlio. Tuttavia, Evelyn respinge la preoccupazione di sua madre, lasciandola arrabbiata. La scena poi passa a un flashback, mostrando gli eventi precedenti all'arresto di Douglas. In un edificio universitario abbandonato, ricevette la visita di un adolescente di nome Quan, che gli portò un cucciolo abbandonato per strada. Il ragazzo chiese il suo aiuto per Martha, una vecchia proprietaria di una lavanderia a gettoni locale che si occupava anche dei bisogni di Douglas. Si scopre che Martha era stata costantemente vittima di bullismo da parte di un gangster di nome El Verdugo, che le portava sempre via i profitti. Poiché non poteva pagare, la costrinse a vendere i suoi amati beni di famiglia. Douglas era infuriato per la storia e promise al ragazzo che avrebbe gestito la situazione. Più tardi, si travestì da donna e si sedette fuori dallo stesso club frequentato dai gangster. Mandò dentro uno dei suoi cani con un telefono in bocca e l'animale lo lasciò cadere sul tavolo dei gangster. Quando il telefono squillò, il verdugo rispose e Douglas gli parlò dall'altra parte. Contemporaneamente, un altro cane entrò nel club e morse l'inguine del capobanda, facendolo urlare. Douglas allora gli offrì due scelte, o lasciare in pace Martha, oppure subire un infortunio permanente. El Verdugo non ebbe altra scelta che scegliere la prima opzione. Al termine della conversazione, il primo cane riprese il telefono e scappò, con dietro di lui il secondo. Nel presente Evelyn fa visita alla residenza di Douglas, che sembra un campo di battaglia poiché ci sono proiettili e diversi corpi distesi. Mentre la polizia indaga sul posto, Evelyn prende alcune delle cose di Douglas. Torna quindi alla stazione per saperne di più su di lui prima di emettere un verdetto finale. Con questo, la scena entra in un altro flashback. Mentre Douglas continuava a trascorrere le sue giornate nella gabbia, uno dei cani rimase incinta e alla fine diede alla luce diversi cuccioli. Non volendo che soffrissero per il trattamento crudele di suo padre, Douglas li tenne nascosti, ma un giorno Richie li trovò e riferì la notizia a suo padre, che poi uscì con un fucile. Douglas bloccò immediatamente la porta della gabbia e cominciò a urlare contro suo padre mentre i cani ringhiavano. In mezzo alla confusione, Mike sparò un colpo, facendo cadere il ragazzo a terra. Il proiettile gli colpì la mano, facendogli perdere un dito. Inoltre, il proiettile rimbalzò sul muro e si conficcò nella sua spina dorsale, rendendolo incapace di camminare. Rendendosi conto che ciò si sarebbe potuto aggravare ulteriormente, Richie mandò dentro suo padre e lanciò a Douglas un fazzoletto per fasciargli la ferita. In seguito, Douglas, nonostante non fosse capace di muoversi molto, prese una rivista e mostrò una foto di un'auto della polizia al suo cane. Infilò poi il dito mozzato in una piccola borsa e lo diede al cane, ordinandogli di allertare la polizia. Il fedele cane corse attraverso la strada finché non trovò un'auto della polizia e ci lasciò cadere sopra la borsa.
Vedendo il dito insanguinato, i poliziotti intervennero subito facendo irruzione in casa, arrestando i crudeli Mike e Richie, e chiamando poi un'ambulanza per Douglas. Tuttavia, il medico non rimose il proiettile dalla sua spina dorsale perché avrebbe potuto rischiare di danneggiare il midollo spinale. Secondo Douglas, suo padre venne condannato a 20 anni, ma commise l'impensabile 2 settimane dopo il suo arresto. Dall'altra parte, suo fratello venne condannato a 12 anni, ma uscì dopo 8 anni per buona condotta. Evelyn gli chiede se ha incontrato di nuovo suo fratello, al che Douglas risponde negativamente. Rivela però che il suo cane ha aspettato Richie fuori dalla prigione e ha iniziato a inseguirlo non appena è uscito. Altri cani si unirono poi al primo e alla fine lo misero alle strette prima di attaccarlo a morte. Evelyn poi chiede se ha avuto qualche relazione romantica in passato, così Douglas le racconta di una ragazza di nome Salma Bailey. Dopo essere stato dimesso dall'ospedale, fu mandato in un orfanotrofio dove incontrò Salma e all'inizio se ne innamorò subito. I due legarono rapidamente grazie all'interesse comune per la lettura di libri, e lei divenne dipendente dal leggergli i libri di Shakespeare. Lo convinse anche a partecipare a piccoli spettacoli, durante i quali gli insegnò come usare il trucco. Purtroppo, i suoi giorni felici finirono presto quando Salma lasciò l'orfanotrofio per intraprendere la carriera di attrice. Da quel giorno in poi, Douglas cominciò a raccogliere in un album tutti i ritagli di giornale del suo successo. Con il passare del tempo, Douglas completò la sua laurea in scienze biologiche e trovò lavoro in un rifugio per cani. Un giorno, andò a vedere lo spettacolo di Salma e dopo lo spettacolo le si avvicinò nel backstage. Con sua grande gioia, lei lo riconobbe ed espresse la sua felicità nel rivederlo dopo molto tempo. Il ragazzo le regalò poi l'album dei ricordi, raccontandole di come la seguiva da anni. Ciò lasciò Salma lusingata e lo ringraziò con un bacio. Douglas era di nuovo fiducioso sulle loro possibilità, ma prima che potesse confessare i suoi sentimenti il regista dello spettacolo arrivò lì. Sfortunatamente, Salma presentò l'uomo come suo marito e il futuro padre di suo figlio. Questo ruppe il cuore del nostro uomo, ma si congratulò semplicemente con loro e tornò al rifugio per cani dove lavorava. Scese poi dalla sedia a rotelle e sfogò la sua emozione urlando e picchiando le gabbie. Quando cadde a terra, i cani si liberarono dalle gabbie e si avvicinarono a lui per consolarlo. Pochi giorni dopo, 2 funzionari governativi si presentarono al rifugio per cani con una brutta notizia. Volevano chiudere il posto per poter risanare il bilancio. Douglas indicò che il rifugio funzionava grazie a donazioni e l'unico finanziamento comunale avuto era per l'edificio. In risposta, i funzionari rivelarono onestamente che l'intenzione era quella di vendere il sito a uno sviluppatore per trarne profitto. Di conseguenza, Douglas e i cani furono costretti a trasferirsi in una scuola abbandonata. Dato che aveva bisogno di soldi per nutrire gli animali domestici, iniziò a cercare lavoro, ma purtroppo ricevette solo rifiuti a causa della sua disabilità. Un giorno Douglas arrivò in un locale che cercava un barista. Una volta lì, vedette le prove di una drag queen in corso. Il proprietario del locale gli disse che la posizione da barista non era più vacante poiché aveva già assunto qualcun altro, ma Douglas si offrì come performer. Il proprietario affermò che nessuno avrebbe voluto vedere un ragazzo su sedia a rotelle, così Douglas si alzò e gli assicurò che avrebbe potuto sostenere lo spettacolo. Vedendo questo, il proprietario decise di dargli una possibilità. Nel giorno del fine settimana le drag queen prepararono Douglas per il suo debutto e prima di salire sul palco il ragazzo fece promettere loro che lo avrebbero preso al più presto non appena finito. Successivamente lo portarono sul palco e lo aiutarono ad alzarsi davanti al sipario aperto. Douglas iniziò quindi a cantare una canzone francese, impressionando il pubblico con la sua voce. Alla fine tutti applaudirono ed esultarono per lui. Il sipario si chiuse e le drag corsero da lui con la sua sedia a rotelle. Da quel momento in poi Douglas poté esibirsi nel club ogni fine settimana. Dopo aver sentito questo, Evelyn gli chiede cosa abbia fatto oltre a cantare, perché lavorare una volta alla settimana non lo avrebbe pagato abbastanza per vivere. In risposta, Douglas le dice che i suoi cani lo capivano perfettamente. Spiega poi un incidente in cui lo hanno aiutato a portare gli ingredienti giusti dalla dispensa mentre cucinava. Questo gli fece capire che lo straordinario dono poteva essere utilizzato per altri scopi. Dopodiché, insegnò ai cani a rubare gioielli costosi dalle case dei ricchi. Le cose andarono bene, finché un giorno una ricca signora chiamò un agente di nome Ackerman per richiedere l'assicurazione contro i suoi gioielli rubati. Il tizio però sospettava che stesse cercando di commettere una frode assicurativa, quindi decise di indagare. Raccolse i filmati delle videocamere da casa sua e osservò attentamente. Con grande shock di Ackerman, notò alcuni cani che si intrufolavano nella proprietà per poi scappare dopo aver rubato i gioielli. Ricordò poi degli incidenti simili e controllò i loro filmati, scoprendo così gli stessi cani. In un filmato particolare,
Ackerman vide un uomo su una sedia a rotelle che caricava i cani su un camion. Dopo aver esaminato il profilo della targa scoprì i dettagli di Douglas, compreso il suo posto di lavoro. Ackerman andò poi alla sua esibizione e gli si avvicinò nel backstage, fingendo di essere un fan. Gli chiese poi di uscire a cena, ma Douglas lo rifiutò, affermando che doveva tornare a casa per nutrire i suoi figli. Quella notte, Ackerman seguì Douglas nella sua residenza ed entrò con una pistola. Quest'ultimo lo vide attraverso un monitor e immediatamente diede l'ordine ai suoi cani di prepararsi per un intruso. Dopo un po', Ackerman irruppe nella stanza di Douglas e lo tenne sotto tiro, chiedendo indietro i gioielli rubati. Douglas fece finta di obbedire, ma poi fece un segnale ai suoi cani di attaccare Ackerman. Ciò provocò la morte dell'investigatore. Mentre continua la sua storia, Douglas racconta anche come è stato arrestato. La sera dopo aver salvato Martha, il verdugo e la sua banda trovarono la sua residenza. Una volta arrivato sul posto, il capo della banda uccise Quan prima di dirigersi verso la stanza di Douglas. Sentendo lo sparo, Douglas ordinò immediatamente ai suoi cani di mettersi in posizione per la guerra, mentre lui afferrò un fucile. Riuscì ad alzarsi dalla sedia a rotelle e ad uscire dalla sua stanza attraverso uno stretto segreto corridoio appena prima che i gangster irrompessero. Mentre i membri della banda si diffondevano nell'edificio, i cani astuti li attirarono nelle trappole preparate. Uno rimase fulminato cadendo in una pozzanghera d'acqua, mentre un altro veniva sbranato. Gli altri due membri caddero in una fossa coperta, mentre il quinto finì in una trappola di corda finendo per rimanere appeso al soffitto. Per ultimo il sesto ragazzo seguì un chihuahua in uno spogliatoio, dove venne colpito da Douglas. A quel punto il capo della banda iniziò a innervosirsi, così convocò altri uomini con armi adeguate. Mentre il verdugo e i suoi uomini percorrevano lentamente il corridoio, Douglas aprì all'improvviso fuoco, abbattendo alcuni nemici. Purtroppo, anche il capo della banda rispose al fuoco, e uno dei proiettili colpì Douglas. Ferito, tornò nella sua stanza e si sedette sulla sedia a rotelle. Qualche istante dopo il verdugo entrò e premette il grilletto, solo per scoprire che aveva finito le munizioni. Douglas approfittò di questa opportunità per comandare ai suoi cani di uccidere brutalmente il capo della banda. In seguito all'incidente, Douglas e i suoi cani si allontanarono dalla scena, ed è stato allora che è stato arrestato. Prima di essere portato alla stazione, segnalò ai suoi animali domestici di scappare da lì. Nel presente, Evelyn dice a Douglas che ha sentito abbastanza e se ne va. Poco dopo i cani iniziano ad ululare, cosa che lo fa sorridere. Si rade poi il viso e si traveste bene. I cani entrano presto nella stazione di polizia e spaventano un agente, facendogli perdere i sensi. Un cane magro recupera quindi le chiavi dalla tasca e le infila nella porta della cella di Douglas. Successivamente, il nostro eroe esce dalla sua cella e si dirige verso una chiesa. Si ferma poi all'ombra della croce e dice a Dio che è pronto. Pochi secondi dopo crolla a terra e muore. Un certo numero di cani circonda il corpo del loro padrone morto, dando l'ultimo saluto. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.